Dal 1830 facciamo un salto fino al 1858 e facciamo un salto in un piccolo villaggio della Francia, un borghetto molto isolato, sconosciuto ai più. In quel tempo era contaminato dal colera, siamo a circa 2 secoli fa. La Madonna dice queste parole: mi fareste la grazia di venire qui per 15 giorni? Siamo a Lourdes. La Madonna appare a Bernadette Soubirous, ma chi ha visto Bernadette Soubirous, chi ha visto le sue foto? All'epoca aveva 14 anni ed era 1,40 m, quindi piccolina. E lei pensava, andava sulle rive del Gave, che è il fiume che sta a Lourdes, dove raccoglieva legna perché la sua famiglia potesse sfamarsi. Anche qui Maria appare ad una famiglia, ad una ragazza povera, come lo è stata con Caterina Labouré, di cui abbiamo già detto qualcosa. Come Gesù, Maria chiede un incontro alla piccola Bernadette, ma non la costringe. Guardate, le dice: mi fareste la grazia, cioè la cortesia di venire qui per 15 giorni? Il Signore non ci impone mai nulla, ci chiede sempre il permesso, perché la relazione sia con la Madonna, che poi è una relazione che ci deve portare a Gesù, deve essere una relazione d'amore, una relazione libera, una relazione che mi deve completare. E se c'è costrizione non c'è amore, non c'è amore. L'amore non va mai d'accordo con la costrizione, ma sempre con la libertà, con il rispetto e con la grazia. Anche qui, come a Parigi, a Sor Caterina Labouré, la Madonna si presenta, si fa annunciare, arriva con un leggero soffio di vento. E quando Bernadette vede questa donna, si intimorisce. La Madonna le fa cenno con il dito di avvicinarsi, proprio così. Ma così la Madonna: vieni qui. Cioè, ecco che la madre dice alla figlia, la incoraggia, conosce i suoi timori, conosce la sua paura e le dice vieni qui, e la calma. Figuratevi che quando Bernadette vede questa signora, come dice lei, si calma e insieme finiscono con dire il rosario. Però le labbra della Madonna non si muovono. Ecco, Bernadette vede solo che la Madonna sgrana la corona del rosario. Questa bella signora appare alla piccola Bernadette 18 volte. Voglio leggervi quello che Bernadette Soubirous ha dichiarato riguardo alla 7ª apparizione, che è quella più significativa di tutte le 18 apparizioni avvenute a Lourdes. Dice Bernadette Soubirous: la Signora mi disse di andare a bere alla fontana, mi fece cenno di andare sotto la roccia, vi andai e trovai un po' d'acqua che sembrava fango e in quantità così piccola che a stento riuscii a prenderne un po' in mano. Tuttavia, continua Bernadette, obbedii e cominciai a raschiare, poi riuscii a prenderne un po' di quest'acqua. Per 3 volte la gettai via, tanto era sporca l'acqua. La 4ª volta riuscii a berla. Questo è il racconto che Bernadette Soubirous fa della 7ª apparizione. Abbiamo detto è forse la più importante perché contiene un messaggio veramente fondamentale, quale Ve lo dico domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti!